GR, giornale radio della Puglia. Riprende a salire il tasso di positività al coronavirus, 122 nuovi casi e 26 decessi nell'ultimo bollettino, in arrivo altre 27.000 dosi di vaccino. Sarà lo stesso presidente del Consiglio Comunale di Foggia, Iaccarino, a convocare d'intesa con i capigruppo l'assemblea per la revoca del suo mandato. Lavori di riqualificazione al porto di Savelletti, a Fasano, nuovi arredi per un luogo dalle forti potenzialità turistiche. Sport, calcio di Serie C, è finita 1-1 allo Zaccheria la sfida tra il Foggia e la Juve Stabia, intanto è prossima una svolta societaria. Buongiorno ascoltatrici e ascoltatori, da Teresa Fabbricatori in studio e da Mauro Lorenzo e Pietro Carelli in regia. Primo appuntamento con l'informazione radio della TGR Puglia. Aumenta il tasso di positività al Covid nell'ultimo bollettino, consueta flessione dei tamponi processati durante il fine settimana, 622 casi, 26 decessi. L'epidemia torna a mordere, più di 1.500 ricoveri quotidiani, 26 decessi nelle ultime 24 ore, consueta flessione domenicale dei tamponi analizzati, appena 3.500, ma cresce la quota dei positivi tra i soggetti sottoposti a test molecolare. Tracciare i contagiati, vaccinare le persone più a rischio. I fronti della lotta al virus diventano due. Al momento si vaccinano operatori della sanità, ospiti e personale delle RSA, ma dai social network si apprende che si sarebbero vaccinate anche altre persone. Da qui l'interrogazione urgente dei consiglieri regionali di Forza Italia al presidente della regione Emiliano e all'assessore alla salute Lopalco, perché indaghino su eventuali errori e prendano provvedimenti. Dei 5.000 prenotati per il vaccino al Policlinico di Bari, quasi 2.000 l'hanno fatto, 1.500 al Policlinico Riuniti di Foggia. Dopo gli agenti penitenziari e i familiari dei pazienti assistiti a casa, ora anche i lavoratori del commercio chiedono precedenza per i prossimi vaccini, ma la campagna ha i suoi tempi. Il terzo carico di fiale atterrato a Napoli destina alla Puglia 28.000 dosi in più, portando il totale a 77.000, ma a fine settimana scatta la seconda iniezione di vaccino per i 550 che hanno ricevuto la prima il 27 dicembre. Gaetano Prisciantelli, TGR Puglia. E chiedono di essere subito vaccinati gli agenti della polizia penitenziaria, non a luglio come previsto per tutte le forze dell'ordine, un'urgenza per evitare focolai nelle carceri. Profilassi anti-Covid in tempi rapidi per gli agenti penitenziari? A chiederlo i sindacati di categoria? Impensabile, sostengono, attendere le vaccinazioni tra 7-8 mesi come previsto per le altre forze dell'ordine. Ruggero D'Amato, segretario regionale OSAP. La polizia penitenziaria non è come gli altri corpi, perché frequenta ospedali, cliniche, centri diagnostici, e poi noi entriamo all'interno degli istituti, quindi potremmo essere un vettore del virus all'interno delle carceri. Se scoppia qualche focolare all'interno delle carceri è drammatico. Carceri che in Puglia sono sempre sovraffollate, sono più di 3.800 i detenuti a fronte di 2.300 posti disponibili, numeri che non accennano a diminuire nonostante le segnalazioni e le proteste. Ancora Ruggero D'Amato. La situazione è ancora peggiorata in Puglia del sovraffollamento, perché con l'apertura dei nuovi padiglioni di Trani e di Lecce, diciamo, ci sono aggiunti 400 posti letto nelle due strutture che man mano si stanno riempendo. E restano insufficienti anche gli organici, obsoleti i mezzi impiegati per le traduzioni e inadeguate le divise fornite, ma non solo. Ancora Ruggero D'Amato, segretario regionale OSAP. Al Dipartimento chiediamo attenzione per la polizia penitenziaria, noi chiediamo che veniamo messi in condizione di lavorare, che ci inviano ai poligoni di tiro che sono 10 anni che non ci mandano, controllo dei medici del lavoro che non viene effettuato. Da Lecce, Antonio Gnonti, GR Puglia. Il caso del presidente del Consiglio Comunale di Foggia, che ha esploso alcuni colpi a salve dal balcone di casa la notte di Capodanno, non mi dimetto, conferma Iaccarino, che in conferenza stampa ribadisce la sua versione. Non è una sfida dell'aula, io sono abituato da anni ormai a partecipare ai consigli comunali, questa volta mi vedono protagonista in prima persona. Qualora l'aula dovesse decidere in quella circostanza di approvare la richiesta di revoca, comunque in questo caso prevale l'aspetto democratico della vicenda. Ironia della sorte, toccherà proprio a Leonardo Iaccarino, sentiti i capigruppo, convocare nei prossimi giorni il Consiglio Comunale chiamato a decidere sulla revoca del suo incarico di presidente.
Non dovrebbe trovare ostacoli la mozione di sfiducia sostenuta da maggioranza e opposizione dopo la diffusione del video che mostra Iacarino festeggiare il Capodanno sparando con una pistola a salve sul pianerottolo di casa e pronunciando in maniera scomposta frasi in dialetto. Non ho commesso alcun reato, si è difeso l'ormai nei fatti ex esponente di Forza Italia. Ho solo giocato con i miei figli. Rifarebbe tutto, tranne rispondere sui social in maniera sgarbata, come da lui stesso riconosciuto, a chi gli ha contestato un comportamento non degno di un rappresentante delle istituzioni e di un vigile del fuoco. Per rimuovere Iacarino servirà la maggioranza dei voti più uno, così come previsto dal regolamento comunale, modificato, quasi una premonizione, solo qualche mese fa. Prima sarebbero serviti 2/3 dell'aula. Iacarino, che in ogni caso non lascerà il Consiglio continuando da indipendente, potrebbe poi fare ricorso al TAR. Sergio De Nicola, TGR Puglia. I presidenti delle regioni Puglia e Basilicata, Emiliano e Bardi hanno avuto ieri un incontro in videoconferenza per ribadire di voler partecipare in modo coordinato e unitario alla consultazione pubblica sulla carta dei siti potenzialmente idonei per la localizzazione del deposito nazionale dei rifiuti radioattivi. Netta contrarietà, dicono i due governatori, ad ogni ipotesi di ubicazione del deposito nelle aree a cavallo fra le due regioni. Dopo il maltempo di questi giorni, nella BAT torna l'allarme per un ponte sulla statale 170 che collega Barletta e Andria. Il timore è quello di un possibile cedimento dei piloni che appaiono usurati. Tutto sotto controllo, però, fa sapere l'ANAS. Torna la paura tra i cittadini della sesta provincia. Il brutto tempo di questi giorni ha risvegliato la preoccupazione già manifestata qualche mese fa sulle condizioni strutturali di un ponte. La strada statale interessata è la 170 che collega Barletta ad Andria, attraversata dal viadotto della 16 Adriatica. Il timore è quello di un possibile cedimento dei piloni che sono visibilmente usurati. Non vorrei che prima dovesse capitare la tragedia e poi rimediamo. L'anima di ferro è fuoriuscita e di calcinacci per terra ce ne sono molti. Si tratta di un tragitto trafficato quotidianamente percorso da auto e mezzi pesanti. Altrettanto intenso è il passaggio di veicoli sul viadotto, che è un'arteria importante e lunga per quasi tutta la Puglia. Che qualcosa di pericoloso c'è lo si capisce dalla recinzione che da un po' di tempo è stata messa intorno ad alcuni pilastri. I residui di cemento sull'asfalto fanno ipotizzare, se non al crollo, comunque al rischio di incidenti. È da febbraio che hanno recintato. Sta ancora così, in pratica non hanno fatto niente, basta, solo questo. Io hanno recintato perché? Perché hanno visto che era pericolante. Tutto sotto controllo, fa sapere l'ANAS. La zona è attenzionata già da tempo. In primavera inizieranno i lavori di manutenzione del cavalcavia. Il ponte, sempre secondo l'azienda, non è a rischio crollo. L'attuale stato di degrado non compromette in alcun modo la stabilità dell'opera, rassicura. Il monitoraggio da parte degli addetti ai lavori è costante e gli interventi sono già pianificati. Giusiutano, TGR Puglia. Cominciano invece i lavori al porto di Savelletri a Fasano, più infrastrutture e arredi per un luogo meta di turisti in estate. 8 postazioni nuove di zecca per la vendita del pesce e 15 panchine dove gustarsi le specialità del posto, in primis i ricci di mare che a Savelletri sono un'istituzione, o semplicemente godere della vista sul mare. 2 pensiline bioclimatiche dotate di allacci con luce e acqua a disposizione soprattutto dei pescatori. Claudio Convertino, progettista. Le torrette portaservizi sono dei punti di allaccio per eventuali bancarelle o stand, soprattutto si pensi a eventuali manifestazioni o eventi, soprattutto nel periodo estivo, destinati appunto alla valorizzazione del mercato dei prodotti ittici locali. Un'alternativa di cui da queste parti si sentiva bisogno, visto che non c'è mai stato un mercato del pesce e che in qualche modo accorcia la filiera del prodotto. Rosa Belfiore, dirigente ai lavori pubblici del comune di Fasano. Il turista potrà contestualmente anche assaggiarlo, assaporarlo, perché questa zona per esempio diventerà una piazza, quindi uno si può anche sedere con piacere e assaggiare queste bontà locali. Oggi primo giorno di lavori, i 400.000 euro di finanziamento ottenuti dal GAL Valle d'Itria consentiranno di realizzare per primi impianti e arredi urbani, tra cui pavimentazione in pietra, fioriere, lampioni e nuovi servizi igienici. Il porto cambia volto in tempi ragionevoli. Assolutamente 120 giorni, quindi contiamo di inaugurarli in primavera. A breve, ci dice il sindaco Francesco Zaccaria, dovrebbero sbloccarsi anche i 3 milioni di euro che serviranno a risolvere, una volta per tutte, il problema del pescaggio del Molo Vecchio, che al momento condiziona il transito e l'ormeggio delle imbarcazioni. Da Savelletri, Gianluca Lovagnini, TGR Puglia. Sentiamo le previsioni meteo.
Buon martedì a tutti da Alex Guarini di Rai Pubblica Utilità. Prossime ore caratterizzate da condizioni di variabilità su tutto il territorio regionale. Schiarite infatti si alterneranno ad annuvolamenti che risulteranno più consistenti lungo la costa adriatica e nel pomeriggio non esclusa anche qualche pioggia tra il Gargano, l'Abat, il Barese e il Brindisino. Tempo generalmente asciutto altrove, specie lungo il versante ionico, con temperature che non subiranno particolari variazioni, massime odierne tra 8 e 10 gradi tra il Foggiano e il Barese, punte fino a 12 sul Salento. Le correnti deboli sono a tratti moderate di maestrale, quindi da nord-ovest daranno luogo a un mare adriatico mosso, a tratti anche molto mosso in corrispondenza della costa brindisina. Poco mosso invece il Mar Ionio. Domani poche novità, giornata sempre caratterizzata da schiarite alternate ad annuvolamenti che di tanto in tanto potranno dar luogo a qualche acquazzone, più frequente lungo il versante adriatico. Con questo è tutto da Rai Pubblica Utilità su informazioni dell'Aeronautica Militare. Appuntamento ai prossimi aggiornamenti. Sport, calcio, pareggio in casa per il Foggia contro la Juve Stabia ieri sera allo Zaccheria. La partita è terminata 1-1. I rossoneri soffrono nel primo tempo e vanno in svantaggio con il gol di Berardocco su calcio di rigore. Nel secondo tempo il pareggio grazie al bel tiro di Dell'Agnello che sorprende il portiere l'avversario. Il resto lo fa l'estremo difensore dei Satanelli, Ermanno Fumagalli, salvando la porta rossonera in almeno 3 occasioni. Ed era questa l'ultima notizia. Prossimo appuntamento con Informazione Radio alle 12:10. Da Teresa Fabbricatoni in studio, Pietro Carella e Mauro Lorenzo in regia, un buon proseguimento di giornata. Abbiamo trasmesso TGR, Giornale Radio della Puglia.